Ciao Ciao. e grazie del vostro tempo, sono Livia Tripiciano per Hot Corn. Inizio da te Fabio, Sì. Nasce come nasce questo film? da un film tedesco che ho visto qualche tempo fa e dal quale ho tratto spunto per raccontare una storia che poi ha preso altre sfumature, diciamo così. Mi piaceva l'idea, io sono un amante dei road movie, sono proprio uno che anche da spettatore ci casco dentro volentieri, Sideways è uno dei miei film preferiti e quindi con l'ingresso di Stefano, una volta scritto il copione, il film ha preso un sapore ancora più preciso perché è diventato un film più locale, anche se è un film credo universale, però con un'identità molto precisa. E questo, diciamo, brevemente spero quello che è accaduto, insomma. Anche in scrittura abbiamo lavorato un po' di più sull'approfondire un pochino più i personaggi, sul raccontare meglio cosa li avesse portati a separarsi. Abbiamo inserito la figura del padre, l'idea di doverlo portare da una parte, di avere una missione, eccetera. Insomma, abbiamo insieme a Giovanni Bognetti pensato ad una storia che fosse proprio più nostra, ecco. Stefano, tu, il pubblico diciamo che è abituato a vederti spesso ruoli drammatici, sia sul grande che sul piccolo schermo. Che esperienza è stata quella nel ruolo di Guido? Io non vedevo l'ora di fare un film che fosse più brillante, diciamo, perché questa, non dico una commedia, perché questa è una commedia umana, secondo me, nel senso che questo rapporto fra fratelli ci consente tanto, cioè ci consente di essere un po' scemi, ci consente di entrare nell'emozione, ci consente di, anche di emozionarci veramente, ci consente tantissime cose, scene ridicole. E io non vedevo l'ora perché adoro surfare sull'ironia, adoro surfare sullo humor e trovo che sia veramente una marcia in più. Cioè io non capisco, onestamente, io non capisco perché le commedie non vengano mai candidate ai David di Donatello. È una cosa che trovo assurda, perché quando tu le vedi sono sicuramente più efficaci, di vabbè, è una commedia. No, falla una commedia, scrivi una commedia. È difficilissimo, è molto più difficile. In qualche modo, che scrivere un film solo drammatico. Totalmente d'accordo. E tra l'altro, vedendo il film si percepisce proprio la chimica che c'è tra di voi, la sinergia. E questi due fratelli alla fine non si vedono da tanti anni, però poi appena si ritrovano, ritrovano anche quei rituali, dell'adolescenza, dell'infanzia. Come avete costruito questa sinergia proprio sullo schermo? Ritrovano dei codici in qualche modo, ma noi ci siamo parlati molto, abbiamo anche un po', ho detto, ho raccontato a Stefano quello che era un po' la backstory che ci eravamo fatti in fase di scrittura, cioè chi erano, cosa era successo, perché. E quella cosa lì evidentemente poi è uscita, perché poi il fatto che noi abbiamo una buona chimica, questo è una parte imponderabile di questo lavoro, non lo sai perché noi ci conosciamo pochissimo. Però abbiamo scoperto lavorando insieme che invece c'era un'alchimia che poi per fortuna esce fuori da, credo, credibilità proprio al nostro rapporto, che era la cosa più importante che doveva succedere in questo film, altrimenti il film non sarebbe stato, banalmente non sarebbe stato in piedi perché siamo sempre in scena. No, voglio solo dire, è vero che secondo me poi per interpretare i due fratelli, dal punto di vista più, cioè, a parte l'alchimia, no, giustamente, devi andare veramente oltre il senso del ridicolo, nel senso che i due fratelli hanno visto tutto dell'altro, ma tutto veramente, qualunque cosa. E quindi tu hai di fronte una persona con la quale non hai barriere, o protezioni, quindi. In quello devi ritrovare uno spirito un po' bambino, un po' infantile, che poi è l'essenza un po' di questo mestiere. Ma infatti, secondo me, cioè, la comicità di Fabio mi è sempre piaciuta perché ha qualcosa di clownesco e il clown comunque ti riporta sempre al bambino. Porca vacca, che analisi! Peccato ci ho pensato solo Ah adesso. beh, adesso però abbiamo regalato la persona Sì, giusta, questo è veramente, la perla. bello. L'ultimissima domanda, c'è stata una scena in cui veramente non vi siete riusciti a trattenere le risate? Penso per esempio alla scena del ristorante cinese. Lì si vede anche che non ci siamo trattenuti, le ho tenute apposta perché erano talmente divertenti quelle reazioni lì, talmente vere che sì, quella è stata una giornata, oltre che molto faticosa perché abbiamo mangiato come delle bestie, anche divertente, sì. Sì.
Io poi ero talmente preso da tutte le robe che ci sono dietro alla realizzazione di un film che a volte non mi sono goduto niente. Anzi, la scena quella invece del sesso con quella lì, io ero convinto fosse una brutta. Non fosse, vedevo tutti che ridevano e dicevo, perché rido? Mi fa cagare. Invece no, invece fa ridere. A volte ridere. Si fa veramente ridere. Grazie mille. Grazie. A te, grazie.